Allora, buongiorno a tutti e grazie di aver partecipato a questo webinar su Firmato. Non so, ci saranno sicuramente tra di voi persone che già lo stanno usando, persone che comunque lo hanno già visto e persone magari non sanno di che cosa si parli. Quindi probabilmente per alcuni dirò delle cose già sentite o comunque ovvie. Allora, prima di tutto mi presento, io sono Alessandro Papini, sono il responsabile del settore sviluppo software e colui che appunto ha progettato Firmadoc. Firmadoc è un costruttore di template per far sì che poi si possa far compilare questi template da chi appunto le persone che devono compilare il documento, farle firmare e attraverso un automatismo far ricevere per email la copia di cortesia di quanto firmato al cliente, avere per email il ritorno di quanto firmato noi come utenti e anche se lo si desidera venir conservato nel cloud. Questa è l'interfaccia di dashboard di Firmadoc una volta fatto l'accesso. Come vedete qui ci sono tutti i template, sono 21, tutti i template che vengono utilizzati da questo account, che sono appunto dal modulo Covid a consensi informati per odontoiatri e via discorrendo. Tutto ciò che comunque necessita di un'accettazione, di una spunta, di un riempimento di nome, cognome, una data, una firma, e tutto ciò che appunto è dinamico può essere semplicemente realizzato con Firmadoc. Questo è, diciamo, la grande novità di questa piattaforma, una piattaforma che ti permette di non stampare più neanche una pagina di tutti questi documenti. Voi pensate e fate mente locale alle vostre scrivanie, nelle vostre aziende e guardate e pensate, immaginate tutti i fogli che vi vedete intorno. E sono veramente tanti perché se si esclude le aziende con formazione, diciamo, di tipo americano, dove effettivamente, essendo più avanti di noi, non permettono più neanche l'esistenza di un foglio su una scrivania. Per il resto, noi siamo italiani, siamo abituati a avere interi scaffali, intere stanze, intere scrivanie piene di fogli che, se si va a vedere, l'80, forse l'85% di essi è stato stampato solo per farlo vedere, per accettazione oppure per mettere una sigla. Ecco, tutto questo viene assolutamente abbattuto da firmadoc.cloud. Quindi con un beneficio assolutamente immenso per quanto riguarda non solo la salute del pianeta, perché insomma meno alberi si taglia per carta utilizzata senza senso, meno elettricità, perché è vero che i computer consumano elettricità, ma immaginate quanto ne consumano una cartiera. E fate un po' i dovuti calcoli, senza pensare poi al discorso di salute, perché ormai è provato che le polveri sottili dei toner sono dannose quanto le sigarette, per cui tutte le persone che sono abituate a vivere nei pressi di una stampa, a lavorare, diciamo, nei pressi di una stampante, è come se lavorassero accanto a una persona che fuma e respirassero passivamente il fumo. Per cui tutta una serie di cose che si possono agevolmente eliminare dalla nostra vita grazie a questa piattaforma che secondo me è geniale, non perché l'ho progettata io, ma effettivamente perché non c'è molto in giro di simile. Noi abbiamo dei grossi vantaggi su quei pochi concorrenti, non ultimo il fatto del prezzo, perché il nostro costa notevolmente meno di qualsiasi altro. Come si usa? È molto semplice. Noi dobbiamo creare un template. Per creare un template abbiamo due possibilità. Clicchiamo su Crea nuovo e possiamo partire da zero, quindi con un nuovo documento, oppure da documento esistente. Noi abbiamo un PDF e vogliamo semplicemente inserire tutti i campi dinamici che poi andranno compilati e quindi parto per esigenze grafiche da un PDF esistente. Quindi se parto con un nuovo documento mi ritroverò il vecchio editor, quello che voi tutti
quelli che hanno già usato FirmaDoc che conoscono, dove a sinistra avrò tutti i template già fatti che potrò utilizzare e modificare come mi pare. Quindi io andrò a scegliermi qualsiasi template e dopodiché deciderò qui di togliere o mettere altre cose, insomma, lavorerò su qualcosa di già esistente, oppure semplicemente inizierò io partendo di qui, iniziando a scrivere o copiando e incollando un test e là dove mi serve inserire che cosa? Un campo testo piuttosto che un campo data, piuttosto che una checkbox, piuttosto che un radio button, c'è di tutto, insomma. E quindi mi cercherò, mi utilizzerò, diciamo, questo editor per fare quel che voglio, insomma. E questa è una prima possibilità che io ho per generare un documento con dei campi dinamici che andranno successivamente compilati. Ovviamente esiste anche tra tutti i campi dinamici anche il campo signature firma, dove o con una pennina insomma, elettronica conducente o con le dita potremo fare la nostra firma e quindi siglare il documento. Come vi dicevo, c'è anche una seconda possibilità che è quella di partire da un documento esistente. In questo caso viene chiesto di importare un file PDF. Andiamo a vedere se magari si trova qualcosa di, ecco, mettiamo questo per esempio, lo importiamo, il sistema se lo mangia, se lo digerisce, lo cerca di interpretare e poi ce lo fa trovare sulla dashboard esattamente per com'è. A questo punto non mi resta che andare dove voglio a mettere, per esempio, qui c'è una firma, io prenderò il campo firma, lo metterò dove lo devo mettere, lo vorrò un po' più largo, un po' meno largo, un po' più alto, lo decido io come. Sceglierò se ci voglio il bordo o meno, il bordo serve perché rimane il riquadrino del bordo per far vedere che quello è uno spazio firma. In questo caso c'è semplicemente la riga del PDF, quindi deciderò di non averlo. Quando verrà in fase di generazione del PDF, una volta compilato, non rimarrà traccia del bordo, ma solo della riga del PDF. Per esempio, posso aggiungerci comunque, anche se non c'è qui un campo data, per esempio. Come vedete, ci sono tutti i campi. Io li prendo, metto qui accanto alla firma e metto la possibilità di mettere una data. Oppure posso comunque prendere e mettere un input testuale perché voglio che si sappia che questa è una data da mettere. Allora inserirò praticamente data. Cioè io me la posso giocare come voglio in tutte le pagine. Allora, questo eliminiamolo perché, per esempio, qui c'è un'altra firma, io metto un'altra firma. Posso anche, e questa è una cosa che noi abbiamo aggiunto per delle richieste specifiche, come vedete qui c'è un appendice privacy che non c'è il consenso, per cui serve un po' poco senza consenso, con do o nego. Allora noi abbiamo messo che cosa? La funzione patch, cioè toppa. Noi possiamo mettere una toppa grande quanto vogliamo e quindi sia in larghezza, quindi mettiamo, io ci metterò 600 per dire, questo è un po' troppo, diciamo 580. Neanche 500, ecco, perfetto. L'alzerò in altezza, l'aumenterò in altezza in modo tale che prenda tutto questo. Vorrò cancellare anche questo, ne metterò un'altra un po' più piccola qui, che avrà una larghezza X. E come vedete, io ho pulito il PDF, dove ovviamente non si vedrà
nessun tipo di toppa, e si vedrà il PDF bianco senza quella dicitura. Ovviamente abbiamo previsto anche il colore, proprio perché se ci dovesse essere una filigrana di un colore, si può riprendere quel colore e quindi ritappare con la filigrana il colore. Una volta fatto tutto questo, io devo solamente dare un nome al documento, perché se no me lo chiama nuovo documento e si capisce poco. Scriviamo prova webinar e quindi il mio documento sarà pronto per essere firmato. Cosa significa? Significa che io posso creare N documenti, infiniti documenti e non costano, non hanno prezzo questi. Come vedete, prova webinar, ovviamente è l'ultimo, ci sono zero compilazioni. Io non ho consumato nessun credito per creare questo template. Io ne posso creare anche 5.000 senza spendere un solo credito. I crediti si consumano quando si va in compilazione, quando cominciano a essere utilizzati questi template. Quindi, giorno che io decido di utilizzare questo template, lo posso fare in più maniere. Quali sono queste maniere con cui io posso utilizzare questo template o questi template? La prima, quella più immediata, è che semplicemente cliccando qui, compila, io vado a compilare. Scelgo la lingua, metto un nome, metto un cognome, metto un'email. Se voglio mettere un oggetto, lo metto e quindi mi verrà un oggetto personalizzato. Se io non voglio mettere un oggetto, lascio bianco questo campo e mi verrà l'oggetto di default di FirmaDoc, ovvero questa è la copia di compilazione da lei firmata, insomma, una cosa del genere, non me lo ricordo. Ti do continua e mi trovo semplicemente qui a, come vedete, non vedo assolutamente toppe. Vedo la data da doverci mettere, in questo caso cliccherò sul calendario e ci metterò la data. Vedo che qui c'è da firmare, decido di firmare. Qui, come vedete, non avevo tolto i bordi, vedo i bordi e gli do salva. A questo punto il processo è terminato. Lui genera il PDF, lo manda per email a quel nome e cognome mail che ho messo, una copia la manda all'utente di FirmaDoc, in questo caso che ti ha dato il link per firmare. E infatti, se andiamo a vedere, c'è una compilazione che, se vado a vedere nella lista delle compilazioni, l'ha fatta questo nome e cognome, questa email. Non solo io l'ho già ricevuta, vi posso assicurare per email, perché l'ho già ricevuta, ma in ogni caso se la voglio riguardare, io, avendo scelto il cloud, avrò la data, avrò la firma e avrò la seconda firma. E poi avrò la nota sulla protezione del documento, cioè che è stato compilato dall'utente Alessandro, la compilazione è avvenuta il giorno e il progressivo della compilazione. Come vedete, il processo è terminato, però non è che uno per forza deve utilizzare il computer. Diciamo che attraverso la nostra PWA su qualsiasi dispositivo, quindi sia Mac che Windows che Android, potete scaricare la PWA e far firmare attraverso tablet il qualsiasi template esattamente come ho fatto io ora al computer. Questo significa che, immaginatevi un'azienda, per esempio, all'entrata per l'entrata in azienda degli ospiti, invece di avere quei famosi fogli cirostilati, stampati, dove si deve segnare tutto, uno ha un tablet, apre il template, lo fa compilare e una copia PDF arriva al cliente, una copia a voi. E quindi avete risolto un problema, avete evitato di stampare inutilmente della carta, che poi comunque ricordiamoci, oltre ad essere stata stampata, dovrà essere anche conservata e quindi dovrà essere acquistato dei raccoglitori, degli scaffali dove tenere questi fogli per anni, insomma. E questo diciamo è un primo sistema, però ce ne sono anche altri di sistemi. Se io, per esempio, decido questa prova webinar di inviarla in compilazione remota,
Mi viene chiesto come vuoi che questo template venga inviato? Tramite un link o un QR code e lo manderai tu per email? Oppure tramite SMS mi dai un numero e io gli mando quel link tramite SMS? Oppure tramite mail e quindi direttamente da questa piattaforma mi ci metti l'email al quale deve essere recapitato e io ti invio direttamente da qui il template. Diciamo che io gli dico link o QR code. A questo punto lui mi fa altre domande, mi dice che vuoi fare? Un gettone usa e getta? Quindi cosa vuol dire un gettone usa e getta? Una compilazione, cioè la mando, una volta che questa compilazione viene fatta, viene bruciata, non si può più utilizzare. Oppure usa data. Questa compilazione è valida da questo giorno a questo giorno, quindi che siano due le compilazioni che verranno fatte di questi template o 240, basta siano fatte da quel giorno a quel giorno. Oppure usa limite. Usa limite è io do un limite di 100 compilazioni a questo link e quindi quando arriveremo alla centesima compilazione il link si esaurirà. In questo caso a me interessa una compilazione usa e getta. Mi viene chiesta, vuoi l'autenticazione documento con OTP, firma con OTP o OTP per email? Perché questo? Perché ci sono dei documenti, per esempio, documenti di tipo riservato, che non hanno magari bisogno di un'autentica di firma, ma comunque si deve avere la certezza che chi lo apre e lo legge sia la persona che a noi si vuole mandare questo documento. Oppure autenticazione firma, si vuole avere una certezza legale che chi ha firmato sia veramente la persona che doveva firmare. E noi possiamo agire con questi due. Ovviamente, se le dico autenticazione documento con OTP e metto il numero di telefono della persona alla quale io invierò il link, prima di fare qualsiasi cosa, prima di farmi vedere qualsiasi cosa, mi verrà chiesto il codice OTP, one time password. Se invece io sceglierò la firma, mi verrà chiesto l'OTP al momento della firma e quindi del suo successivo salvataggio. Queste sono le due possibilità. In questo caso io metto il mio cellulare, gli do continua. E lui mi dice, guarda, il link è questo, io questo link posso copiarlo e inviarlo per email, visto che ho chiesto direttamente di avere al link. Diciamo che io me lo sono copiato, l'ho mandato per email e quindi ora la persona lo riceve. Lo riceve, ci mette il suo nome e cognome. Continua, compila, quando arriva a dire salva, mi chiede la verifica del OTP. Quindi se io non ci metto il codice OTP, lui non mi finalizza il documento. Non so se avete sentito, ma mi è arrivato un SMS in questo momento. Io vado a vedere l'SMS e mi dice la tua OTP è 367917. Quindi 367917. Continuo e lui a quel punto mi finalizza il documento. Se io torno sulla dashboard, vedete che io avrò due compilazioni. Cosa differisce? Come vedete già te lo dice, firma con OTP è normale. Cosa differisce la firma con OTP? È che il PDF in fondo avrà anche il codice che è stato mandato, la compilazione e il numero di telefono al quale è stato mandato. Ora, a valore legale? Assolutamente sì. Questo perché? Perché,
quando si parla di valore legale si parla ovviamente di un contenzioso. E in un contenzioso, e ve lo posso dire tranquillamente io, visto che 30 anni viaggio da un tribunale all'altro come consulente tecnico, in un contenzioso la prima cosa che l'avvocato chiede al giudice è di acquisire i tabulati. E noi, con i tabulati acquisiti, possiamo dimostrare senza ombra di dubbio che quel giorno, a quell'ora, a quel numero di telefono e solo a quello gli è arrivato un codice OTP con quel numero lì, 36 79 17. E quindi è inconfutabile che chi ha firmato, oltre ad avere la mail della persona al quale l'ho mandata, aveva anche il cellulare. E quindi, insomma, nulla poteva essere che non il titolare. Questo tanto per sgombrare ogni dubbio dal fatto che ha o non ha valenza legale. Questo è un po' firma doc, appunto. Utilizzi 1 miliardo, se ci pensate. Voi pensate se vi tiro fuori proprio l'utilizzo più stupido. Quante volte a tutti voi vi è capitato di ricevere magari dall'assicuratore o da qualsiasi fornitore di servizi una mail con scritto in allegato il contratto da siglare o da firmare? E da aspetta, perché fino a lì uno sai, dice lo stampa e lo firma. No, da firmare e da rimandare per mail. Quindi presuppone che uno in casa ci abbia la stampante e lo scanner, e non tutti ce l'hanno. Ecco, molto più semplice è caricare il PDF su FirmaDoc, metterci campo firma dove uno deve firmare, nel nome e cognome email. Mettere il nome e cognome mail dell'assicuratore o del fornitore di servizi, nell'oggetto scrivere ti rimando il PDF da me firmato. 2 minuti, due, abbiamo risolto il problema, non abbiamo stampato fogli per nulla, proprio come si dice a Firenze, a bischero, e abbiamo fatto un servizio a noi, alle nostre tasche e al pianeta. Anche alle nostre tasche, perché se pensiamo a quanto costa un foglio stampato oggi in un'azienda, ricordatevi che un foglio stampato costa per un'indagine fatta a livello mondiale dai 2 ai 3 euro, considerando l'ammortamento della stampante, i consumabili, gli scaffali, il doverlo stivare per anni, insomma tutto quello che è il ciclo che fa un foglio dalla carta che si compra bianca fino allo scantinato dove si mette su uno scaffale ci costa questa cifra. E contro invece a seconda del quantitativo anche pochi centesimi a foglio e quindi la cosa è veramente assolutamente conveniente. Tanto per parlare di utilizzi, un altro utilizzo che noi stiamo usando molto è attraverso le nostre API attaccarsi ai gestionali. Noi abbiamo avuto una richiesta che alla fine ci ha aperto un grosso mercato perché è un grosso ERP italiano molto famoso che aveva bisogno di fare la digitalizzazione dei documenti di trasporto. E noi attraverso le nostre API abbiamo fatto dentro il loro ERP la firma dei documenti di trasporto e l'invio dei PDF in modo tale che queste grosse aziende che usano questi ERP, che hanno continuamente camion che arrivano e vengono caricati, fanno vedere al trasportatore tutta la lista del documento di trasporto, il trasportatore spunta tutto, vede che c'è tutto, mette la sigla e via. E qui non passa più carta. Immaginatevi, ci sono per esempio l'ultima azienda a cui l'abbiamo installato insieme è un'azienda che fa più di 20.000 DDT l'anno. Quindi immaginatevi voi che cosa significa. Questo appunto può essere, noi ci possiamo collegare a qualsiasi gestionale, ma non solo, abbiamo anche fatto per chi magari non ha le conoscenze per lavorare nelle API, abbiamo fatto quest'ultimo bottone che è scarica CSV. Perché? Perché se noi facciamo per esempio vediamo un po' se ce l'ho qui, non ricordo,
Sì, guardavo se ce l'avevo, ma mi sa che non ce l'ho la Fidelity Card, che non è questa. Non è questa, si chiamava Deco. Non c'è, mi sa proprio che non ci sia. Vediamo un po', ma sono quasi convinto che non sia questa. Infatti, comunque può andare bene anche questa. Voi pensate che questo è stato il primo modulo che abbiamo fatto per questo grande, questa catena di grande distribuzione che aveva bisogno di digitalizzare le richieste delle Fidelity Card, che hanno una miriade incredibile di campi. Questi campi, immaginatevi voi, averli già sul database, vanno a profilare un database e lo arricchiscono in termini anche economici, perché voi sapete benissimo che oggi il dato è il bene più prezioso, sta più dell'oro. Quindi sapere che questa persona possegga animali, sia un rappresentante piuttosto che un lavoratore autonomo, e quanti componenti di famiglia ci sono, va da sé che diventa una bomba d'orologeria, cioè questa diventa veramente una profilazione all'ennesima potenza. Loro non avevano la possibilità di lavorare sulle API perché devono nel termine di ragionevolmente di 1 o 2 anni cambiare gestionale, quindi non intendevano fare questo investimento. Allora gli abbiamo realizzato lo scarica CSV, in quanto tutti i campi che vengono compilati dal compilatore, poi vengono esportati in CSV e quindi si possono rimportare da CSV nel gestionale senza bisogno di API. È un passaggio in più, ma sicuramente un passaggio ben gradito perché il risultato, ripeto, è non dover riscrivere questi dati a mano. E quindi questo è sicuramente un plus, diciamo. Cos'altro dirvi? A livello tecnico la piattaforma è assolutamente semplice. Come abbiamo cercato di semplificare anche la modalità di acquisto? C'è un costo a credito e per noi il credito è esattamente tutto uguale. Che voi utilizziate la firma semplice o l'SMS per l'OTP, per noi non ci sono sovrapprezzi. Abbiamo scelto una politica completamente diversa dagli altri con pochi competitor che abbiamo, che si presentano con un prezzo magari ammiccante e 1 euro in più perché richiedi l'SMS con il codice OTP. Noi abbiamo preferito avere un prezzo ancora più ammiccante e ancora più basso, che però non sia uno specchietto per l'allodole, perché se poi vai a utilizzare l'OTP non ti aumenta il costo e quindi è assolutamente chiaro e semplice anche da calcolare. Quali altre funzioni abbiamo? Abbiamo la funzione dei rivenditori per creare dei pacchetti, ovvero io mi faccio, che ne so, dei clienti che sono studio odontoiatrici, per esempio. Quindi io decido di creare dei pacchetti. Come vedete, qui c'è il pacchetto Green Pass, pacchetto Carta Essere, dottoressa Anna Giuliano. Perché? Perché questi nomi dei pacchetti, una volta che io poi creo un cliente dall'amministrazione, gli posso assegnare un pacchetto. Attenzione, un pacchetto non ha crediti, è semplicemente che nella sua area troverà i template che io gli ho realizzato. Poi vedete voi, insomma, noi siamo soliti ai nostri clienti diretti di farci pagare anche i template, perché comunque necessitano di lavoro e il lavoro va pagato, però potete tranquillamente farglieli trovare gratis e lavorare su un costo a credito che comunque vi darà delle soddisfazioni. Altra sezione, oltre alla gestione profilo, che è il vostro profilo quando avrete una vostra area privata dove ci sarà il nome e la mail, la password, la nuova password per confermarla, e altra cosa, noi abbiamo messo l'abilitazione a 2 fattori. Se volete abilitare l'autenticazione a 2 fattori, avrete bisogno, su Android c'è di default, su invece sistemi Mac e Apple dovrete installare Google Authenticator perché funziona con quello. Praticamente succede che se voi abilitate questo, vi uscirà fuori, ve lo faccio vedere senza abilitarlo,
vi chiederà una password e non la metto perché sennò sarà il caso di aiuto. Ecco, vi uscirà fuori un QR code, voi fotograferete questo QR code col vostro cellulare, tutte le volte che dovete entrare su FirmaDoc metterete l'user e la password e vi chiederà anche il Google Authenticator a due fattori, per essere certi che chi entra è la persona che veramente si è autenticata almeno sulla piattaforma. Amministrazione. Amministrazione, come vedete, ci sono rivenditori e aziende utente. Voi potete creare N rivenditori dalla vostra piattaforma, quindi sub-rivenditori che sono sotto di voi. Potete creare aziende, potete creare utenti. La domanda sicuramente sarà: e che differenza c'è tra aziende e utenti? Aziende e utenti è molto semplice, è una differenza importantissima proprio per la concezione di FirmaDoc. L'utente è quella persona che ha l'attività, che ha bisogno di, per esempio, un hotel che al proprio desktop, al proprio desk, ha bisogno di avere il tablet per i consensi e le informative quando arrivano, i viaggiatori. È un utente perché? Perché attraverso una user e una password lui può utilizzare 10 tablet, ma sempre con quella user e con quella password. Quindi, cosa significa? Che tutte le compilazioni che verranno fatte andranno al cliente che ha messo prima di compilare le mail, quindi il PDF andrà al cliente, e a quell'utente gli arriverà la mail uguale con il PDF. La differenza con l'azienda, invece, immaginatevi un'azienda come la vostra o come la nostra. Noi abbiamo tecnici che vanno a fare manutenzione anche esterna, ma non ne abbiamo uno solo, ne abbiamo più di uno. Quindi ognuno di loro avrà un tablet e un suo user e una sua password e quindi vedrà le proprie schede cliente che ha fatto, non quelle degli altri colleghi che nel frattempo sono contemporaneamente in un'altra parte di Firenze a fare la manutenzione da un'altra parte. Questo per un discorso di privacy, è giusto che ognuno veda le sue. Però, essendo un'azienda, appunto, avendola censita come azienda, ci sarà un doppio invio, non solo al cliente e al tecnico in questo caso, ma anche all'amministrazione che dovrà fare da collettore per ricevere tutte le compilazioni di tutti i tecnici. E poi abbiamo parlato di tecnici, ma ci potrebbe essere un tablet anche all'ingresso per l'entrata delle persone, degli ospiti, e quindi arriverà anche quello e via discorrendo. Quindi la differenza tra aziende e utenti è che non è più un rapporto uno a uno come l'utente, ma un rapporto uno a molti. Quindi saranno molti utenti. In questo caso, che cosa faremo? Invece di creare l'utente, creeremo prima l'azienda, gli daremo un user e una password. Poi entreremo come azienda con quell'user e con quella password che è stata realizzata per questa azienda e una volta dentro come azienda creeremo N utenti. Non avremo bisogno di assegnare crediti agli utenti, i crediti verranno utilizzati quelli dell'azienda e verranno scalati via via dal portafoglio dell'azienda. Però dovremo creare tot utenti, uno per ogni persona che con il suo tablet andrà a fare lavoro. Per dire, la settimana scorsa sono venuto a farmi il controllo della caldaia e hanno scritto un monte di roba a mano. Se ci mettete in conto poi che non si legge più il prossimo anno, che bisogna calcolare anche quello, eh? Il prossimo anno non si legge più. Come si fa? E tutte le volte tocca lì, vedo sempre il caldaista guarda un controluce e non si legge, boh, se la stava scritto questa. Cioè, come vedete, l'utilizzo è veramente è una prateria da quante possibilità ci sono di poter utilizzare FirmaDoc. Ogni cliente, ogni vostro cliente ha assolutamente bisogno di FirmaDoc, per forza. Anche perché, parliamoci chiaro, il futuro è questo, il futuro è la digitalizzazione, non si può opporsi a questo, a voglia. Abbiamo fatto le barricate
quando si parlava di musica con gli MP3, no, ma figurati, vinile, CD, ci mancherebbe. Sì, poi alla fine, ovviamente, sapete tutti come è andata. Abbiamo fatto le barricate sulle reflex, no, ma se si va, io sono un appassionato della fotografia, reflex, insomma, alla fine. Anch'io ho la mia bellissima e costosissima macchina fotografica, però digitale. Sono rimasto un Nikonista, però di digitale, perché ovviamente oggi come oggi si fa delle cose stratosferiche, per cui non ci si può opporre al futuro. Ovvio, il futuro della digitalizzazione è il cercare di razionalizzare tutto ciò che è una materia che ha una fine, e quindi l'acqua, l'elettricità, gli alberi, è inutile dire sì, ma le cartiere ripiantano gli alberi. È vero, però sfido chiunque di voi, ditemi se tutti comprate da quelle marche che ri ripiantano, oppure se andate a cercare il primo prezzo cinese, che costa meno della metà di una buona carta, che poi inceppa sempre il cassetto e la stampante, ma costa tanto, tanto meno. Ecco, quelli non ripiantano nulla, assolutamente. Per cui, insomma, è ovvio che il futuro si può osteggiare, ma comunque non si può fermare, e questo lo sarà. Quindi, se ci pensate, qualsiasi cliente, e i primi clienti siete proprio voi stessi, per andare a fare gli interventi dai vostri clienti, per andare a proporre preventivi, ma voi pensate anche preventivi per l'accettazione, li fate conferma, lo rimandate, quello mette data, firma, cioè fate il PDF, caricate su Firmadoc, ci mettete data e firma per accettazione e glielo mandate. E loro vi rimandano una firma, volete essere sicuro, ci mettete l'OTP, e a quel punto ci avete un documento. Sfido chiunque a dire no, ma io non ti avevo detto, non ti avevo firmato. Avete firmato un documento, e io con veramente pochi centesimi ho risolto un grosso, grosso, grosso problema. Quindi, come vedete, dicevi. Anche boh, ecco, un'altra cosa, io ho una certa età, ormai ho pochi neuroni, ma giustamente una delle mie collaboratrici mi faceva notare che un altro grande vantaggio è quello della ricerca anche. Perché? Perché una cosa è andare a ricercare in dei faldoni, è un po' una cosa impossibile. E una cosa invece è andare a ricercare un PDF o sul cloud o dove volete voi, se non vi fidate dei nostri cloud, lo mettete e lo stoccate, ma insomma, andare a ricercare un PDF è una cosa estremamente semplice. Insomma, oggi come oggi, addirittura Google ti dà la possibilità di fare una ricerca non solo per il nome del documento, ma per una parola che contiene il PDF, per cui contenuta nel PDF, per cui in un attimo voi trovate tutto quello che volete, senza sbattimenti, molto facilmente. Quindi anche questo è sicuramente un enorme vantaggio, che mi ero scordato di perorarvi per cercare di spingere il più possibile questa piattaforma, ovvero firmaloc.cloud. Questo, in definitiva, credo che sia assolutamente un bigname di quello che è questa piattaforma, ma spero e penso concentrato, ma anche abbastanza esplicativo. L'unica cosa che vi chiedo è se ci sono domande. Vi prego di scriverle sulla chat in modo tale che io vi possa rispondere a tutte le vostre domande, se ve ne sono. Vediamo un po'. Domande per ora non vi sono. Allora, ecco, sono arrivate due domande. Aspetta che le apro. Come conservate i documenti firmati? Si possono esportare da Firmadoc? Certo, si possono esportare, assolutamente, Francesco. Allora, i nostri documenti vengono conservati sul cloud di AWS. Noi utilizziamo ormai quasi esclusivamente AWS per sicurezze, per garanzie e via discorrendo. Costano di più, ma abbiamo migrato. Noi eravamo clienti fin dai primi anni 2000 di Tecnorail, quindi di Aruba, ma ormai non utilizziamo più, per questione di sicurezza, Aruba. Utilizziamo AWS,
tra l'altro sniffato da Cloudflare, quindi praticamente non si sa nemmeno qual è l'indirizzo IP delle piattaforme di Firmadoc, perché viene protetto da Cloudflare. È ovvio che si possono esportare, ma non è... Allora, come ti ho fatto vedere, e anzi te lo rifaccio vedere, grazie della domanda. Aspetta che sposto questo, se no non vedo. Ecco, se noi andiamo sulla dashboard, è ovvio che io, se vado sul documento, in questo caso quello che insieme abbiamo compilato, e vado qui, è chiaro che io questi qui, se li vedo, è chiaro che li posso anche scaricare, sono PDF, li scarico e ce li ho, e quindi li esporti. Ma non solo, se tu non sul tuo profilo, faccio per esempio vedere, vediamo un po' se c'è un rivenditore sotto, no, mi sa che io non ho niente, aziende neanche, cioè se io al cliente gli dico che come servizio, ti do solo mail, non transitano neanche dal nostro cloud. Se voi volete, scegliete il servizio solo mail, non entreranno neanche mai nel nostro cloud, verranno assolutamente cancellati una volta inviate per email. Comunque, ce l'hai per email, se scegli cloud, ce l'hai sul cloud e poi puoi ovviamente esportarle. Se compilo e firmo un documento, posso poi modificarlo se ho sbagliato? No. Ci mancherebbe, lo rimandi, richiedi l'invio. Questo, ma questo su un documento, anche su carta, se tu lo sbagli, te lo fanno rifare. È ovvio, non è che si può fare le correzioni. Se stai parlando di compilazione, se stai parlando di creazione, è ovvio che puoi modificarlo tutte le volte che vuoi, ma in compilazione no, ovviamente. Poi, come si possono come conservate i documenti firmati? Si possono esportare, se compilo e sì, sorry, questa è la stessa. Grazie per oggi. Qual è la certo, ascolta, Francesco, GDPR compliance, credo che sono forse la persona più indicata per dirtelo. Sono presidente di Accademia, presidente nazionale di Accademia Italiana Privacy al secondo mandato. E quindi ho ben chiara e ben cara la compliance al GDPR, quindi rispettiamo assolutamente rigorosamente tutti e 99 articoli 137 considerando del GDPR, per quello che è ovviamente la competenza in Firmadoc, ci mancherebbe altro. Tieni presente, lo usano anche molti studi medici. Quindi insomma abbiamo più che una garanzia. Tieni presente che tutti i server sono crittografati, come ripeto, sono sniffati da Cloudflare, hanno una serie di protezioni e una serie di ridondanze, diciamo, professionali. Ecco. Quindi assolutamente mi sento di dirti che sono una botte di ferro. Questo è il discorso. Poi, ovviamente, per altre cose un po' più profonde, in privato, rispondo e esibisco volentieri. Insomma, la mia mail, bene o male, la conoscete più o meno tutti, che è alessandro@s-marto.biz, e io rispondo sempre a tutti, do una mano a tutti, cerco di darvi la possibilità di farvi una conoscenza del prodotto in modo tale che più voi lo conoscete, più riuscite a venderlo. Per cui per noi la soddisfazione del rivenditore viene prima di tutto. Più rivenditori convinti e contenti ci sono, che più guadagnano e più fanno guadagnare noi. Per cui è un giochino che per noi abbiamo ben chiaro da quando siamo diventati distributori di software 10 anni fa, insomma. Bene, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio di avermi seguito fin qui e vi aspetto comunque, ripeto, se volete la demo potete richiederla tranquillamente ai commerciali, insomma a chi se ne occupa, a Dominique e a Lisa che si occupano appunto del prodotto. Se avete bisogno di informazioni più dettagliate, scrivete tranquillamente a alessandro@s-marto.biz perché io rispondo a tutti, e quindi insomma vi aspetto numerosi su questa piattaforma perché è il business del futuro, ne vale la pena
E una volta che uno inizia a usare, poi difficilmente smette, ecco, perché è veramente vantaggioso. Grazie a tutti, arrivederci e alla prossima volta.